Al via la terza fase della consultazione pubblica voluta dal ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello. Fino all'8 ottobre sul sito www.partecipa.gov.it i cittadini potranno continuare a rispondere ai questionari con le proprie proposte di modifica alla Costituzione e in più dall'8 settembre si apre la discussione pubblica con incontri anche oltre il web, una partecipazione incoraggiata da uno spot televisivo in onda sulla RAI. Attraverso questa iniziativa pionieristica abbiamo anche cercato di indicare una strada per la quale questo strumento possa integrare sia in senso quantitativo che in senso qualitativo la democrazia rappresentativa nel nostro paese. Consultazione che ha visto un'ampia partecipazione tra i cittadini, la maggior parte di loro è di età compresa fra i 18 e i 68 anni, il 50% è in possesso di un titolo di laurea, il 9% sono pensionati, l'11% studenti, l'11% liberi professionisti, ma soprattutto il 24% sono impiegati della pubblica amministrazione. Noi abbiamo pensato che fosse opportuno partire proprio dalle pubbliche amministrazioni in senso lato, quindi certamente i comuni, le province, le regioni, ma le scuole, le università, quindi nel loro complesso. E mi sembra che la strada avviata sia una strada virtuosa, sia in termini di risposte, ma anche in termini di impegno civile delle pubbliche amministrazioni. E il Formez ha aderito alla consultazione pubblica mettendo a disposizione il network di linea amica, il contact center della pubblica amministrazione italiana che risponde ai cittadini e dipendenti pubblici al numero 803001. L'occasione per dimostrare ancora una volta che l'amministrazione pubblica può fare squadra nel riuscire a spiegare la valenza, l'importanza di questa consultazione, da cui può dipendere il futuro del Paese, su tantissime materie è essenziale capire come i cittadini la pensano, se la lettura del federalismo che è stata data, la divisione delle materie concorrenti o materie esclusive fra Regione e Stato centrale è stata quella corretta, da tutto questo può dipendere la ripresa del Paese. Quindi l'amministrazione pubblica e i dipendenti pubblici devono essere coinvolti nel supportare la consultazione, ma soprattutto nel parlarne in modo, con lo stesso linguaggio, in modo coerente, in modo omogeneo ai cittadini. Coinvolti anche gli studenti, chiamati a dire la loro sulle modifiche alla Costituzione. Il ministro Carrozza ha aderito alla proposta di Partecipa immediatamente. Noi con l'apertura dell'anno scolastico manderemo una circolare a tutte le scuole chiedendogli di attivarsi per partecipare ai questionari, ma non solo, faremo di più perché c'è un percorso specifico con materiali didattici specifici già online per chiedere agli insegnanti di ripercorrere le tappe della storia della Costituzione e informare gli studenti e le loro famiglie sulle riforme della Costituzione.